Namastê e benvenuta alla lezione numero 10 della nostra sfida 30 giorni di yoga. Oggi andremo a lavorare Manipura Chakra, il chakra della trasformazione, il chakra della forza. Il suo corrispondente fisico è la zona dell'addome sopra il diaframma. Andremo a valutare e a risvegliare questa energia attraverso la forza dei nostri muscoli. Forza sulle spalle, forza addominale e forza sulle gambe. Oggi però andremo molto piano, ok? Con delle posizioni di preparazione a quella che a lungo il nostro percorso sarà più intensificato. Ti invito a mettere la mano sopra il ginocchio, pollice indice a contatto, palmo verso il soffitto, chiudi gli occhi, inspira e espira profondamente. Lascia andare pensieri, problemi e le cose che devi ancora fare. Porta la tua attenzione sul tuo respiro calmo e profondo. Inspira e expira profundamente. Lascia andare la tua vita al di fuori del tappetino e porta la tua attenzione unica e esclusivamente sul tuo respiro calmo e profondo. Osserva il movimento naturale del tuo respiro. E con il prossimo inspiro riapri gli occhi, rilassa le mani. Inspira su con le mani ed espirando, mano destra sulla coscia sinistra. Spinge bene il busto all'indietro. Accompagna con lo sguardo il movimento del torace. E ogni inspiro cerca di intensificare sempre di più la torsione dentro dei tuoi limiti. Ricordati, qua non c'è bisogno di sentire dolore. Inspira su con le mani ed espirando, cambia giro. Inspira, solleva le mani ed espirando, abbraccia la testa con la destra, spinge la sinistra verso basso, allunga bene il collo. Tira dolcemente la testa verso la destra. Inspira su con le mani ed espirando, cambia giro. Attenta a lasciare la schiena dritta e tira il collo, solo il collo verso la sinistra. Inspira, solleva entrambe le mani, intreccia le dita all'indietro della testa, chiudi il gomito, guarda il tuo ombelico.
Inspira, ritorna alla posizione di partenza, solleva entrambe le mani ed espirando, mani in avanti, spinge la mano in avanti. Allo stesso momento che spinge, sedere all'indietro. Allunga bene. E con il prossimo inspiro, spinge i busti in avanti, chiude le ginocchia e ci mettiamo sedute sul plantare. Apri bene le spalle, raddrizza la schiena, inspira su con le mani ed espirando, mano destra scendi verso la scapola, la sinistra spinge il gomito verso basso. Qui, mi raccomando, cerca di non inarcare la schiena, ok? Sediti bene. Se hai bisogno del supporto, del cuscinetto, di un qualcosa, mettilo sotto il gluteo, ok? Quando sei pronta, gira la mano e afferra le dita. Allunga bene la muscolatura delle spalle e del braccio. Inspira. E espira mantenendo la posizione. Ed espirando, ritorna alla posizione di partenza. Porta la mano sinistra sul gomito destro. Espira, schiaccia il braccio contro il tuo petto. Gira il viso e porta il mento alla stessa altezza dalla tua spalla. Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatama. Inspira e torna, intreccia le dita all'indietro della schiena, rotazione della spalla, palmi ben uniti, ok? Cerca di lasciare i palmi più uniti possibile e non aprirlo. Ok? Palmi a contatto. Inspira. Ed espirando, busto in avanti. Appoggia la testa e lascia che le braccia vadano oltre la linea del tuo corpo. Inspira. Contrai l'addome, ritorna alla posizione di partenza, rilassa l'intreccio delle dita, inspira, su con entrambe le mani, questa volta sinistra che scendi, destra che spinge il gomito verso basso. Quando sei pronta, gira la mano e cerca di afferrare le dita. Ancora un paio di respiri, rilassa la schiena, non inarca la lombare. Ed espirando, ritorna alla posizione di partenza. Mano destra sul gomito sinistro, inspira ed espirando, schiaccia il braccio contro il petto, gira il viso e allunga. Inspira, ritorna. Intreccia di nuovo le dita all'indietro della schiena, ruota le spalle, petto bello in avanti, inspira ed espirando, busto in avanti, appoggia la testa, solleva bene le braccia. Thank you.
Inspira. Ed espirando, rilassa l'intreccio delle dita, braccia lungo il corpo, lascia cadere le spalle. Inspira e espira profondamente. E con il prossimo inspiro, scivola con la mano bella in avanti, spinge il busto, schiaccia il busto verso basso e spinge la mano in avanti, allunga bene le scapole. Con il prossimo inspiro, spinge il tuo busto in avanti, portando la spalla sopra i polsi. Expira, piega il gomito e scende. Inspira, spinge il busto. Ed espirando, ritorna. Molto. Inspira in avanti, espira, scende, inspira su, espira, rilassa. Ancora un paio di volte, inspira su, espira, piega il gomito, inspira, solleva. Ed espirando, ritorna. Ultima volta, inspira in avanti. Espira, scendi. Inspira su. Ed espirando, ritorna. Con il prossimo inspiro, spinge di nuovo il busto in avanti. Punta i piedi ed espirando, Adho Mukha Svanasana, in cane che guarda in basso, allunga bene, porta il petto più vicino possibile, dalla coscia, senti tutta la tua parte posteriore, dalla caviglia fino ai polsi, allungarsi. Inspirando, cammina verso le mani, piega le ginocchia e sali adagio. Porta i piedi paralleli, larghi quanto le anche, mani saluto in piano. Cerca di equilibrare bene il peso del tuo corpo su tutte e due i piedi. Inspira, solleva entrambe le mani, espira piegamento all'indietro. Inspira, ritorna, espira piegamento in avanti, allunga. Inspirando, mani sulle tibia, guarda in avanti, apre le spalle. Espira, mani a terra. Con il prossimo inspiro, due passi all'indietro, busto parallelo al pavimento, spalla sopra i polsi, panca, corpo sulla linea dritta. Qua evita la tentazione di scendere quel bacino, ok? Su quel bacino, schiena bella dritta, prendi la posizione ed espirando, gira il corpo verso la destra, solleva la mano sinistra. Se qua è difficile per te, piede sinistro in avanti, spinge il bacino in alto. Mantieni la posizione, inspirando, espirando. Inspira, ritorna con la posizione di partenza e se qua è difficile per te,
appoggia i ginocchi, ok? Mantieni il peso del corpo sempre in avanti, con la spalla sopra i polsi. Prendi la posizione, inspirando, gira il peso del corpo alla sinistra, solleva la mano destra, su col il bacino. Se vuoi portare la gamba destra in avanti per sospendere in più il bacino, fatela pure. Inspira ed espirando ritorna alla posizione di partenza. Appoggia il ginocchio, peso del corpo completamente in avanti, piega il gomito in direzione alla costola e non tocca il pavimento. Inspira e spinge, punta il piede ed espirando. Rilassa sua domuca e svanasana. Molto. Ci prepariamo per ripetere la sequenza. Decide tu se appoggiare il ginocchio a terra, portare i piedi per sostenere di più il bacino. Inspira. Inspira. E con il prossimo inspiro, peso del corpo in avanti, panca, corpo sulla linea dritta. Inspirando, gira. Peso del corpo verso la destra, su con la sinistra, mantieni la posizione. Inspira ed espirando ritorna. Riprendi la posizione, giri peso del corpo verso la sinistra, solleva la mano destra. Inspira, ritorna alla posizione di partenza. Prendi bene. Appoggia le ginocchia o no. Ed espirando, piega il gomito e scendi in chaturanga. Inspira, solleva il busto. Ed espirando, rilassa in Adho Mukha e Svanasana. Con il prossimo inspiro, piega bene le ginocchia. Comincia a giocare col peso del tuo corpo in avanti e all'indietro, sollevando i talloni. E con il prossimo inspiro, sposteremo il peso del corpo in avanti e salteremo fino alle mani. Prendi bene la posizione. E inspirando, salta in avanti, pollice e indice a contatto, schiena bella dritta, inspira, solleva braccia e busto, espira, piegamento all'indietro, inspira, ritorna, espira, tadasana. Riprendi il fiato. Ascolta il tuo respiro calmo e profondo. E con il prossimo inspiro solleva entrambe le mani.
Inspira, piega a mente in avanti, abbraccia i gomiti e lascia cadere il peso del tuo corpo. Inspira ed espirando, piega entrambe le ginocchia, porta la mano all'indietro e ci sediamo con i piedi a contatto del tappetino. Molto. Abbraccia il tuo ginocchio e inspirando porta il peso del corpo all'indietro. Attiva bene l'addome, spinge il busto più in avanti possibile, solleva la tibia ed espirando, braccia parallele al pavimento. Mantieni Navasana, petto bello in avanti, vicino alla coscia, ok? Cerca di non lasciare gobba la schiena per non sovraccaricare la tua lombare, spinge bene il busto in avanti, porta mani e tibia parallela al pavimento. Ancora un paio di respiri. Ed espirando ritorna con i piedi a contatto. Abbraccia la gamba, schiena gobba, guarda il tombellino. Inspirando, ritorna e ci proviamo ancora una volta. Mani sul ginocchio, spalla ben aperta, lontano dalle orecchie, peso del corpo leggermente all'indietro, ci sediamo sul nostro sacco, solleva la tibia ed espirando, braccia parallele, mantieni Navasana. Inspira e espira mantenendo la posizione. Con il prossimo inspiro raddrizza la gamba, scendi gamba e busto senza toccare, piega le ginocchia e ritorna. Inspira su, scendi e ritorna. Ultima volta, inspira su. Scendi e ritorna. Molto bene. Appoggia i piedi. Porta il tallone vicino ai glutei. Abbraccia di nuovo la schiena, il ginocchio. Ed espirando, schiena gobba. Guarda il tuo ombelico. Inspira ed espirando, schiena completamente a terra, ginocchio verso il petto, ci dondoliamo per massaggiare bene la schiena, la lombare e le scapole. Molto bene. Con il prossimo inspiro solleva entrambe le gambe e le braccia. Gamba sinistra accavallata alla destra, dorso dei piedi sinistro sotto i polpacci. Afferra bene la gamba e faremo la stessa cosa con le mani. Mano sinistra accavallata alla destra, giro, palmi a contatto. Prendo la posizione, inspira, porteremo il gomito a contatto col ginocchio. Espira, ritorna. Inspira, gomito tocca il ginocchio. Espira, scende. Ancora, inspira.
Isso. Agora um pai de volta, inspira. Inspira. Última volta, inspira. E questa volta mantiene la contrazione addominale. Ancora un paio di respiri. Ed espirando, ritorna con la schiena bella appoggiata, rilassa l'intreccio delle dita e anche delle mani. Riabbraccia il ginocchio e ci dondoliamo. Molto bene. Con il prossimo inspiro abbraccia solo la gamba sinistra. Solleva la destra, piedi a martello, espira, gamba bella dritta senza toccare il pavimento, lento verso il petto. Mantieni la posizione. Inspira ed espirando appoggia completamente la gamba, mano destra sul ginocchio sinistro, mano sinistra in apertura, inspira ed espirando gamba completamente alla destra, viso alla sinistra. Lascia andare la tua gamba in modo di cercare di portarla a contatto con il pavimento. La spalla non si alza. Scendi solo con la gamba se siete sicuri che la spalla è a contatto con il pavimento. Inspirando, piega entrambe le ginocchia e ritorna dondolando. Molto bene. Inspirando, abbraccia solo la destra, solleva la sinistra, piega a martello. Espira, scendi. Senza toccare. Inspira. Ed espirando, appoggia completamente la gamba, mano sinistra sulla coscia destra, mano destra in apertura, inspira ed espirando, gamba alla sinistra, viso alla destra. Ancora un paio di respiri. Inspirando, piega entrambe le ginocchia, ritorna alla posizione di partenza, dondolando. Inspira su con entrambe le gambe, braccia lunghe il corpo, espira, scendi lentamente, rilassando in Savasana. Lascia andare pensieri, problemi e le cose da fare.
senti il tuo corpo che rilassa sempre di più. Inspira e espira profondamente. Senti a ogni inspiro il tuo corpo che si rilassa sempre di più. Visualizza piedi, gambe, mani e braccia rilassate. Inspira profondamente ed espirando visualizza tutto il pavimento pelvico, glutei e fianchi rilassati. Inspira profondamente ed espirando visualizza addome, schiena, torace e spalla rilassati. Inspira ed espirando, visualizza gola, collo, testa e faccia rilassate. Inspira profondamente e visualizza tutto il tuo corpo rilassato. Inspira e espira profondamente, rilassandosi sempre di più. Inspira ed espirando insieme al mantra RAM, R-A-M, senti il tuo corpo sempre più rilassato. Inspira. RAM. RAM. Inspira profondamente ed espirando, inizia a risvegliare il tuo corpo, muovendo piedi, gamba, mani e braccia. Inspira ed espirando, risveglia tutto il pavimento pelvico, glutei e fianchi. Inspira profondamente ed espirando, risveglia addome, schiena, torace e spalle. Inspira ed espirando, risveglia gola, collo, testa e faccia. Inspira profondamente ed espirando, girati sul tuo lato destro, completando il tuo rilassamento e risvegliando completamente il tuo corpo. Con gli occhi ancora chiusi e aiuto della mano, con il prossimo inspiro, spinge il pavimento e sediti comodamente. Inspira, trattene l'aria, polmone pieno, espira, trattene l'aria, polmone vuoto, inspira profondamente
ed espirando riapre gli occhi. Namaste. Grazie.